Allora, slalom editorano, Agostino Fallara, diciamolo, una splendida vittoria assoluta di gara, grazie anche alle sue performance della Violetta sul bagnato. E è una bella vittoria che però hai un po', come dire, vuoi fare una dedica tu particolare, ci dici a chi e il perché. Allora, questa gara non la volevo fare perché ho avuto un lutto in famiglia di un cugino mio. Sono venuto a farla e forse è stato un segno al cielo che lui mi è stato vicino oggi e questa vittoria la dedico a lui, mio cugino che è morto ora 2 giorni fa. Beh, chiudiamo qua e con la dedica splendida. Sono molto stesso. Ok, grazie. Grazie Agostino, ciao. Roberto Megale, allora, cosa vuoi dirci di Agostino Fallara? Cosa vuoi chiedere? Devo dire, ha detto tutto lui oggi, ha fatto una gara strepitosa, ha fatto primo assoluto che non era facile in quelle condizioni. Di solito ormai non ci delude, siamo abituati alle sue prestazioni, quindi complimenti vanno ad Agostino. Si è superato oggi! Sì, oggi sì. E io sono contento pure di quello che è uscito dalla gara di oggi. E innanzitutto essere contento pure di vedere Roberto dopo tanti anni insieme a noi. È sempre un piacere. C'è qualcuno che ha detto è finita la pace nelle gare. Perché? No, non è vero. Inizia il divertimento. Ora comincia la pace. Perché è vero come ci divertiamo con lui. Bene, complimenti a tutti e due. Ciao Roberto. Ciao Agostino. Gruppo speciale, classe S4. Ha fatto solo 2 manche e ha fatto un grande tempo. Agostino Fallara. Visto che sei salito, risali, perché è stato assegnato anche il Memorial Basile, che si contenne consegna il figlio, il Memorial. Grazie. Grazie. Allora, gruppo S, primo classificato Agostino Fallara. Primo classificato del gruppo S. Non è forte. Quinto assoluto del secondo mini slalom città di Torano Castello è Gaetano Tiria. Quinto assoluto. Se ti sposti poco più di là così fai spazio. Quarto assoluto Gaetano Ricchichi. Bravo, bravo, così che sei bravo. Grazie. Terzo assoluto Michele Ferrara.
chiaramente primo, secondo e terzo sul podio. Secondo, secondo assoluto Antonino Branco. Primo primo assoluto primo assoluto, ma lo diciamo nel 2022. Grazie e ci vediamo al 2022.